Un caro saluto talassico e peripatetico da che sto camminando sulla spiaggia da Diego Fusaro. Pare sia invalsa una nuova moda presso il quadrante sinistro fucsia, quello che è custode e guardiano del politicamente corretto, una nuova moda che consiste, se ho bene inteso, nel recidere una ciocca di capelli femminei in sostegno delle donne iraniane. Pare che a questa moda abbiano già dato il loro assenso operativo la vestale del politicamente corretto Laura Boldrini e anche la giornalista Giovanna Botteri. Anch'ella, possiamo dire, rappresenta egregiamente il pensiero unico politicamente corretto. Tutte e due si sono recise la ciocca di capelli a sostegno delle donne iraniane. Premesso subito che siamo massimamente vicini alle donne iraniane e tuttavia non riteniamo che tagliarsi i capelli porti più di tanto a sostegno delle donne iraniane, ci stupiamo invero fino a un certo punto di questa nuova moda del politicamente corretto. Dopo le rivoluzioni ortografiche, dopo lo schwa, dopo gli asterischi, adesso anche il taglio di capelli per sostenere le donne iraniane. Veramente quello che colpisce è la pappa del cuore, direbbe Hegel, di queste nuove sinistre, di questa nuova sinistra, la New Left postmoderna, che è condannata purtroppo all'impotenza nelle sue forme più maestose. Le anime belle della pappa del cuore, parafrasando Hegel, sono sempre lì, pronte a manifestarsi in gesti all'insegna dell'impotenza, perché, come potete ben capire, tagliarsi i capelli non serve a nulla per cambiare di una virgola le condizioni delle donne in Iran. Tra l'altro, non ho sentito queste femministe arrembanti stracciarsi le vesti quando è stata uccisa la figlia del filosofo Alexander Dugin. Magari mi sono perso io le loro manifestazioni di sostegno per la figlia di Dugin, ma non mi è parso davvero di sentirle.